Guarceno ha voluto ricordare il 12 novembre 2003, due edifici in cui risiedevano i carabinieri e i militari del contingente che faceva parte dell'operazione Antica Babilonia, una missione di pace, vennero sventrati da un attacco kamikaze riconducibile ad Al-Qaeda. Un camion cisterna pieno di esplosivo scoppiò davanti alla base militare italiana, provocando l'esplosione del deposito munizioni e la morte di 28 persone, tra militari e civili. Persero la vita 12 carabinieri, 5 soldati dell'esercito, 2 civili italiani, oltre a 9 iracheni e 20 feriti. Fu il più grave attacco alle truppe militari italiane dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ed in occasione della ricorrenza del 20° anniversario è stato inaugurato a Guarcino, nella piazza già intitolata alla strage, un monumento ai caduti di Nassiriya, alla presenza di diverse autorità civili e militari. Dopo il rito dell'alzabandiera è seguito lo scoprimento del cippo marmoreo con la deposizione della corona e la benedizione del vescovo della diocesi di Anagni Alatri, Monsignor Ambrogio Spreafico. Ricorre il ventennale di quel tragico evento che sconvolse la vita di tutti noi italiani. Il 12 novembre del 2003 ci fu questo vile attentato che portò via la vita di 28 persone, tra cui 12 carabinieri, 5 militari dell'esercito e 2 civili, oltre a 8 iracheni. Numerose feriti ci furono e quindi questa ricorrenza per noi è importante, per ricordare il sacrificio dei nostri colleghi e di tutte le vittime delle forze armate avvenuto in quel tragico evento.